Andiamo alla sanità, si è riunita questo pomeriggio la conferenza territoriale sociale e sanitaria che all'unanimità ha votato il sindaco Massimo Mezzetti come presidente e il suo vice Fabio Braglia, presidente della provincia. Si è riunita oggi pomeriggio la conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena, che all'unanimità ha votato come presidente il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e suo vice il presidente della provincia Fabio Braglia. Occasione anche per fare il punto sui bilanci 2024 dell'azienda USL di Modena e dell'azienda ospedaliera universitaria, che hanno chiuso con il segno negativo. Ad oggi presentiamo appunto un bilancio che in analogia degli ultimi anni vede non ancora tutte le assegnazioni di finanziamento dal livello appunto nazionale e regionale, quindi sarà di nuovo appunto un bilancio in perdita, ancorché una perdita inferiore rispetto all'anno precedente. In corso d'anno ci aspettiamo appunto il completamento delle risorse sia da parte nazionale che regionale. Insomma, osserviamo un incremento di spesa sia per i fattori produttivi ma anche per il lavoro che stiamo facendo di rafforzamento, di risposta sul livello provinciale, questo lo riscontrano tutte le aziende sanitarie territoriali. Insomma, è una rete che deve rafforzarsi per affrontare le sfide attuali e future. Una perdita in bilancio che lo stesso Vagnini sottolinea rimarcando le difficoltà che si stanno affrontando, anche in considerazione alla popolazione che sta invecchiando, incrementando i costi ma non le risorse. Se qualcuno se l'è dimenticato, voglio ricordare che la nostra popolazione sta invecchiando. Qual è la caratteristica principale di una persona che invecchia? Si ammala. Quindi noi abbiamo incrementato i nostri pazienti, ma non abbiamo incrementato i costi, cioè i costi, le spese per coprire questi costi. Quindi è evidente che noi continuiamo a lavorare in una situazione in cui veniamo strangolati progressivamente, forse intenzione centrale quella proprio di togliersi l'ossigeno un pochino alla volta, ma il problema è che la popolazione locale deve sapere che noi stiamo lavorando davvero in condizioni molto difficili.